Una governolese perfetta per più di un'ora batte 3-2 il Valcalepio, ma rischia nel finale di farsi raggiungere dai bergamaschi, rimasti addirittura in 9. Pirati subito in vantaggio, al settimo una punizione di Pernigotti trova il colpo di testa in tuffo di Ghidini per l'1-0. Non tarda la risposta del Valcalepio, al 12° la punizione di Ubbiali sbatte sulla traversa e poi sulla schiena di Rufo prima di uscire sul fondo. Scampato il pericolo, la governolese rischia poco e al 33° raddoppia, delizioso appoggio di Lauricella per Vincenzi che dal limite la mette nell'angolino basso alla destra di Nodari. Nella ripresa i pirati non si fermano e al 51° calano il tris con Lauricella che infila il 3-0. Il Valcalepio a questo punto sembra perdere la testa con le espulsioni di Cassinelli al 58° e Ubbiali al 62°. Nel frattempo Graziani, allontanato dall'arbitro nell'intervallo con l'altro tecnico del piano, dà la prima mezz'ora stagionale a Bomberghezzi, finalmente ristabilito, un bentornato a lui. Da lì in poi però la Gove, complici anche le uscite di Mambrin diffidato e Mariani acciaccato, perde qualche colpo sulle coperture. Il Valcalepio non si fa pregare e mette 2 gol nel sacco. Prima al 75° su cross di Malzani, Rufo esce male e Lorenzi infila il 3-1. Poi all'81° lo stesso Lorenzi mette dentro sempre di testa un cross da tiro d'angolo. La Gove da lì in poi però riesce a mantenere il vantaggio, il 3-2 vale i 3 punti, ma nel finale si è sofferto ancora una volta.